benvenuti. Questo match del Gotta Impast. Siamo al primo match per i Pengu Gang, ovvero nel cui mi sono offerto tra virgolette di fare questa stream. Ma comunque abbiamo da una parte i Pengu Gang. Ovviamente non mi ricordo chi gioca dove, cioè nel senso non mi ricordo i componenti del team, però già possiamo intravedere da vedete che c'è il lobby. Sì, ecco. E ora sto solo aspettando. Match warm up. Non ho idea. So solo che è best of 7. Dopo guarderemo assieme il map pool. E niente. Dai. Allora, primo roll per il team di Biggest. Non so come si legga. Vabbè. Quel primo roll di Jordan che rolla 69. Machinari invece rolla 29. E il roll viene vinto dai Big. Dal team a sinistra. Dai. Allora, diciamo che questo stream l'ho preparato in 2 ore. Ho fatto Machinari mi ha mandato le grafiche del vecchio torneo del GAF. Io l'ho riadattate perché loro streamano col client di Laser, io devo streamare per forza col client vecchio. E succedono cose. Con un solo monitor è piuttosto difficile fare robe. No, idea di cosa. Questa mappa non è nel pool. Sbaglio. Non so neanche se ci sono ban o meno. Veramente, no, sono informato poco sul torneo. Cioè, piuttosto lasciata come cosa. Come ho detto prima, stream preparato in 2 ore con grafiche e tutte le cose. Io voglio sperare che non mi esploda il computer, perché prima non c'era nessuno. Il computer è ad warm up che è... Ah, ok. Quindi saranno warm up. Primo warm up per Biggest Defilo, che è Ping Pong Chase. Persone possono volare, la difficoltà. Il warm up scelto da Jordan e compagnia. E vedremo. Migliorate della mappa, non lo conosco proprio. Miglior caster dell'Europa. Dai. Diciamo canzone molto interessante, possiamo dire. E comincia il primo warm up. Monkey Yazo in Flashlight. E beh, sì. Non vedo dove sta il problema. È una mappa molto particolare. E sì, come avevo detto, amici, sono tutti cross screen. Non è divertente. La gente si diverte a giocare queste cose. No, ok. Abbiamo comunque Jordan con 91 di accuracy. Cosa? Questo è un oso cosa momento. Jordan con 91. Wigty con 93 quasi. E il resto... Deca con 79 insieme a Miki con quasi 80. Quindi ora ci sarà il warm up della Pengu Gang.
Ok, è biggest dilfau. Vorrei sperare. Senbon Sakura? Ah, no. Sono stato preso per il culo, altamente. What the fuck, Jumps? Ah, sì, Senbon Sakura. Sì. Vorrei sperare che non la giochi, no? No modo, perché potrebbe essere piuttosto lenta. Vabbè, di caso. Riscaldarsi, tra virgolette. Spero si siano riscaldati prima, perché sennò, diciamo, alla fine. Sarà difficile commentare da solo. Mi piace. Ah. E dai, ho detto di vedo velocità. Ok, sì. DT, sì, per Aki. HDDT per Miki. Ghiaccio Jordan. Tre mod. Sta succedendo, sì. Client lag. Capito. No, non sto capendo. Non voglio fare un panic. Cosa sta succedendo? Ok. Ok, erano 2 contro 4 e... No, no, ok. 2 contro 4 e... Ho perso un po' di frame, ho visto. Mi piace. Mi piace, mi piace. Quindi... Siamo... Ah. Cosa sta succedendo? Ok, quindi a quanto pare rollerino 76 di nuovo, vince di nuovo Jordan. A chi ci prova, però 76 a 13. E a quanto pare nella, diciamo, nel format precedente sono stati impiccati sia Boob che l'altro, non ricordo chi era. Ed è, sì, è possibile. È successo anche a me in torneo che il client crashasse, anzi che mi buttasse proprio fuori dalla partita. Inizio partita. Divertente, vero? Quindi i biggest deal foul parleranno per primo, per secondo, e piccheranno per primo e per secondo. Ora. Bella per me. Secondo ban, vorrei immaginare. Ora, direi, first ban, Rengu Gang. Questo è il Mappool. È piuttosto... Allora, l'idea era quello di prendere almeno lo screen di laser. Ci sono stati problemi. E questo è il Mappool, molto low quality, low budget. Mi piace anche a me, non so quanto ci ho messo. 10 minuti. Dai. Allora, abbiamo quindi questo pool 5 no mod, 2 DT, 2 item, 2 hard rock, 3 double time, 2 free mod e tie break, vabbè, male. Cosa banneranno i Penguin Gang? Allora,
D3. D3 che è M flat. Wub che si stupisce che ci sia un Mapul. Interessante. Evidentemente hanno bannato, ma non ho capito che cosa hanno bannato. Nice. Non ho veramente idea di cosa abbiano bannato. Però va bene così. Questo è il bello del... infatti! Grande arbitro che mi fa confondere. Sei un boss. Perale. Lo so, no, non posso, tipo, sarebbe bello. Benvenuta. Ok, DT1 viene ballata da Sakura Uta. E benvenuta ora un'idea. Ciao amico. Nella quale tipo io andavo a togliere proprio a mano le mappe. Ho pensato ora lo farò se dovessi ristreamare, se questo non sarà un fail completo. Intanto viene ballata non mod 1 che legge. Aspetta. Usare Gedutto Chocolate. Di Pinocchio. Quindi Vocaloid è un insane. Se non mi sbaglio una R9. Intanto viene bannata anche in Nobot 4 che è Mayday. La canzone dell'anime. Primo pick a piccare. Si passa subito ai pick. Finale banna l'unica mappa che sai fare. Inta. No, scherzo. Intare. Che mappa con nome lungo Chikyu Saigo no Fukuaku O pazzo. Tanto c'è, possiamo intravedere in chat qualche tensione tra compagni di squadra. Ok. Una delle poche mappe che conosco di questo pool. Stream. C'è anche qualche sezione un po' più aim, però siamo all'inizio di questa match, non è vero? C'è uno swap da parte dei guest di Pau.
o no? Sì o no? Scopriremo. Ok, ritorna Monkey Gazzo. Però entra Trapani per Akinari. Aspetto che vince a breve, infatti vedo i Black and Fan. E questa prima mappa, questa prima partita del group stage può cominciare. Ovviamente in no mod da un po' a questa parte si usa no fail e Woob non carica. Interessante, interessante, interessante. Vedremo questa pick o no? Non vedremo la visual di Woob. Un attimo panicato. Evidentemente non c'è. Ok, non so se è Bancho che lag, però potrebbe aver missato Deka in questa parte lenta. Sicuramente non fa bene. Non fa bene. No. Infatti è Bancho che lag, non ha missato. E non ho capito perché non carichi Woob, però in base a quello che dice l'arbitro metterò la stella. Intanto diciamo inizio piuttosto calmo. Qualche diciamo bettino piccolo, qualche piccolo jump. Devo diciamo tutti i player, ora a parte Woob perché non lo vedo, però tutti i player stanno tenendo una buona accuracy. Non so pronunciare i nomi. Quindi con l'SS si va verso il primo che hai. Tutti sopravvivono. Sopravvivono tutti a questa parte. Trapani prende un sacco di cento. Attenzione. Pancio. E sopravvivono tutti a questo primo che hai, Deka! Non mi dire che hai missato per davvero. Mi sa che ha missato per davvero. Non capisco. No, a quanto pare Deka ha missato per davvero. Attenzione, perché questo può essere ciò che cambia l'esito di questa picche. Trapani missa sullo stream, attenzione. Nevs, si fanno sentire anche i Wigti. Attenzione, era l'unico che era rimasto ancora con SS. La chiusa più alta per ora è Giulio, mentre intanto entriamo nel secondo Chiai. Nessuno missa questo stream, attenzione. Trapani missa però. Missa! Attenzione, attenzione, perché qui la situazione si fa interessante. Abbiamo due miss per parte, due full combo probabilmente per parte, perché penso che Woob sia ancora full combo. E con l'incognita di Woob, questa pick può andare ad entrambe le parti. Abbiamo Giulio con 99-92, mentre ci avviciniamo al secondo, all'ultimo che hai. Miki sta tremando tantissimo. Per entrare in questo secondo che hai ora. Giulio ancora con 99 e 93. Attenzione, ogni miss può essere fatale.
Attenzione, Mickey, con dei... con uno stream da tutti 100. Arriva l'ultima parte della mappa. E qui è dove le cose possono cambiare per davvero. Trappola emissa, attenzione. Trappola emissa ancora. Ukti emissa per... come ti chiami, non lo so. E... il punto... no, Mickey missa in fondo, attenzione. Può essere questo che... Jordan missa all'ultimo square. Suspense perché... intanto Giulio con... Penso abbia fatto full combo. 99 e 89. È l'unico full combo... a parte Boob che non ho idea di cosa abbia fatto. Prima di dare il punto aspetto un attimo. Cosa dice l'arbitro, perché io non ne ho idea. Vabbè, è davvero incredibile performance di Giulio con 99-89. E si aggiudicano i Penguin il primo punto. Vincono la propria pick. Riescono, diciamo, a strappare un punto dai primi classificati nei qualifier? Non lo so. Comunque, da un top seed. E Boob non ha giocato? Non lo so, non ho l'MP sotto mano e non posso neanche aprirlo, perché aprirlo è un po' un problema senza un altro monitor. Qui davvero è incredibile performance di Giulio. Oh, mamma mia, non ha giocato. Beh, I can't play this. Cosa vuol dire? Possiamo vedere un ok, quindi ok, numero 3 voglio già stata piccata. Vediamo cosa che Stipau andrà a piccare. Allora, conoscendo un habit che viene fatto nel top, volete, è di piccare mod o free mod. Intanto il quarto slot che stippa un vuoto. Vedremo se sarà, se ci sarà una sostituzione. E top grafica momento. Sì, questo è il potere di Photoshop. Graphic design is my passion. Cat food, quindi per piccata di T2. Ora immaginate che... immaginate di essere in laser dove tipo fa ping ping sulla mappa. Non è, è Photoshop, perché sì, perché avevo un progetto lì. Potrebbe essere anche fatto con Paint, no? Non è, non c'è la differenza. Ok, il map pool non doveva venire così, ho già detto all'inizio, doveva venire in modo diverso, non sono riuscito a farlo per mancanza di tempo e di mezzi per far partire il client. Intanto penso che entrambe le lineup vengono riconfermate. Zero budget, tutto speso, non a me, quindi questo. Vabbè, allora, praticamente, se non ci fosse stato quello schermo, e tra Grand Senpai, la parte dei Pengu, ma non credo proprio che sia dalla parte dei Pengu, però... ok, ok, esce Boob, ha avuto anche problemi prima a giocare, quindi...
aspetta, iPhone ha ragione. Ovviamente ha ragione. C'è il terzo slot vuoto. Dei fan. Tra Samoyed e Penku, però capisco cosa sta succedendo. C'è pure Rejax per i fan. Sì, diciamo, questa sarebbe la lineup per... allora, mi aspetto la mappa speed, non conosco la mappa. Dovrebbe essere speed, non la ricordo. Che non me la ricordo. Cosa sta succedendo? Ok, c'è un mancato cambio. Miki doveva uscire al posto di Deka, però non hanno fatto in tempo. Il pick comincia ora. Finalmente possiamo vedere tutti e quattro. 8. Vai Piero. Vai Piero. Ah, e se ci fate caso, sì, questa skin trovata. Che non avevo altre skin per la mente. Quelle trappole missa subito. Allora, vedo molto. Grazie a Pai e Miki e Rejax missano. Però vedo molto più in vantaggio Miki e Steelpaw. Qui non ci riesco. Missano trappole in Samoyed. L'unico. Non ci sono più combo dalla parte dei Penku. Rimangono Jordan e Monkey Azzo da Fuku. Nel frattempo i Penku cercano di ricostruire Samoyed, però continua a missare. Jordan e Grand Senpai e Simone Trapani missano. Attenzione, le accuracy non sono alte a parte Ghiaccio e Ukti, però Ghiaccio missa. E attenzione, perché ricostruendo i Penku potrebbero passare in vantaggio, però Trapani missa, Grand Senpai missa. È un casino questa pick. Trapani missa di nuovo. Di nuovo Samoyed, però continua anche lui a missare. Attenzione, secondo chi hai. Miki non la sa giocare, infatti. Però è arrivato a 500 di combo. Grande Miki. Miki missa, però pure grazie a Pai. Attenzione, perché qui se ne possono veramente andare Big Step Out. Secondo break, 400.000 la differenza. Avviciniamo al fondo. Trapani missa di nuovo, però Ghiaccio missa pure lui. Mai tutto. Penso che sia già andato nei biggest di Paolo. Tanti miss la parte finale, ma non cambiano l'esito di questa pick. Diciamo, me lo sarei aspettato. L'ho detto all'inizio, me lo sarei aspettato, perché praticamente, vedete quelli di sinistra, sono tutti, a parte Monk, che non sono sicuro, però c'è Grand Senpai, Jordan e Wigti, lui, che giocano DT. Allora, il pick è della Penku Gang. Cosa possono piccare? Non lo so, non ho veramente idea. Di Fox 4 Rise. Guarda, ci stavo pensando, perché alla fine gente, ci sono persone nel team Pen che possono giocare Hidden, quindi diciamo, potrebbe essere un pick non male. Allora, ricordiamo che di solito si tenta di piccare le cose che
sappiamo giocare noi. Però ti prendo piccare a caso. Grande grande Dani che riscatta. Ora gioco 200 ppm io. A te? Andiamo a giocare. Non è vero. Lo chiudo tutto e mi metto a streamare. Intanto mi ha crashato. No, let's go. Ecco Terrorist in Me, che è primo. Ok, già sento l'alternate. Allora, Jordan HR, già lo vedo. Intanto degli swap da parte dei Bengu. Trachinari. Entra anche Giulio. Dalla parte dei Peng potrebbero giocare. Potrebbe giocare Simone Trapani, che sappiamo che lui è lì. Samoyed, non ho idea di chi sia. Però non so le regole del free mod in questo torneo. Potrebbe volerci almeno un hit e un altro per team. Non ho idea. Proviamo con l'inizio. Tra l'Afis. Per i biggest di Pau. Ecco, come non le so io le regole del free mod, non le sanno neanche loro. Not play. Ok, sta per partire, quindi sta terzo pick. Vedo. Ok. Bene. Allora, Samoyed, HR, Trapani, Iden, Akinari e Giulio devono, diciamo, tra virgolette, carriare. Allora, Jordan l'avrei visto più HR, però c'è Grand Senpai invece con HR. 3, Raphis, no mod, Monk con Dene. Raphis, subito, chissà, non è vero perché il client lag e queste cose succedono. Viviamo in una società. La prima parte di mappa che vede i Bengu in vantaggio. Ah, Grand Senpai e HDHR. Primo chi hai, vedo Giulio con un 99. Veramente le mappe che ha giocato le ha giocate per ora veramente bene. Però intanto con la chiusa più alta c'è Jordan. Non mi aspettavo altro, diciamo, da le top player. Però Akinari miss, attenzione, il vantaggio può passare biggest di Fau. Però Pokiazzo missa. E quindi la situazione è piuttosto in parità. Una accuracy battle per ora. 3 full combo contro 3 full combo. Grazie, poi missa. Attenzione, Pokiazzo missa di nuovo. I Pengu si possono portare in vantaggio. Non era scontato per niente guardando il team che hanno contro. Grazie, poi missa di nuovo. Attenzione, Samoyed però anche lui missa. 2 full combo contro 2 full combo. Fu Giulio che rimane con 99,53, mentre Jordan con 99,70. Battaglia tra loro due. Anche Trapani però
Molto, molto buono, molto molto buono. Vantaggio di circa 170.000 punti per i Pengu. Rapani che prende un po' di cento quella stack. Ci avviciniamo verso l'ultimo quarto di mappa. Ricordiamolo, ogni miss può essere fatale in questa situazione. Non molto il vantaggio dei Pengu questi break, però ultimo che hai, mantengono tutti la combo. Attenzione, si possono portare un altro punto a casa i Pengu. Devono mantenere combo. Jordan e Graz, Jordan e Graz e poi missa, non siamo io di missa. Massimo ne tappa di Uvu Giulio, mantengono la combo. Uvu Giulio con 99 e 50. Grazie poi mister di nuovo, ma ormai il punto va ai Pengu. Davvero pick buono, molto buono. Raffis anche lui col full combo 99 e 22, però Giulio riesce ad outclassare gli altri, l'altro team, i biggest di FAU, letterale Siduno. Akinari con una S, 98 e 28, non male. Samoyed che comunque riesce a tenere il 97 con Hardrock, davvero molto bravo. E quindi ora, questo pick è dei biggest di FAU. Prima hanno piccato DT e hanno vinto. Che rifacciano la stessa mossa? HD1, Fox 4 Ray. Mappa Sound Voltex, Getty vs DJ Dia. Mappa Eater, vedo Team De Pengu giocare Akinari, Simone, Giulio, Samoyed, non ne ho idea. Potrebbe swappare. Forse no. Andiamo a vedere. Per ora nessun cambio da parte dei big Steve Pau. Pare confermati prima. Anzi, possono i Pengu farsi valere pure in questa pick. Io abbiamo visto Trapani che è riuscito a fare full combo con Iden in quella mappa prima, che era una mappa alta, e diciamo che alla fine qualche caratteristica delle altre la ritroviamo anche nelle tech. Diciamo slider velocity, slider, tanti slider. A destra abbiamo anche Akinari che gioca abbastanza, non è vero, Parnato è uscito, però Giulio
gioca Eden. Ogni tanto vediamo qualche score che spunta fuori. Entra Miki al posto di Akinari. Dall'altra parte la lineup è sempre la solita. MP start è qui. Andiamo per partire col quarto pick. Volume. Scusato. Ok, ci siamo. Pochi Yatsu subito, mi sa. A quanto pare sì. Non un inizio, diciamo, molto buono per entrambi i team. Tutti arrancano sul 95. E Kyura sì. O sotto. Grazie, poi Nissa. Attenzione, questo pick vedo che è molto corta. Se fai che missa di nuovo, può fare veramente la differenza. Miki però missa, attenzione. Samoyed pure, però Jordan missa anche lui. Attenzione, abbiamo i due full combo di Simone Trapani e Giulio contro il full combo di Rafis e la combo piuttosto alta di Ghiaccio che ha solo bloccato all'inizio. Metà mappa. Break. Spinner. Abbiamo aperto il secondo chiai. Samoyed missa di nuovo, però per ora non sembra portare. Invece sì, Miki missa anche lui. Attenzione, lo score Trapani pure lui. Peccato, lo score passa dalla parte di Big Steel Pau. Rafis però anche lui miss. Attenzione, abbiamo Giulio contro Mok Ghiaccio. Ogni miss può essere fatale in questa parte finale. Attenzione, non molto li separa. Rafis miss di nuovo, però non è abbastanza. Le compo di Grand Senpai Jordan e Mok Ghiaccio sembrano piuttosto altre, non ce la può fare io da solo. Tutto desincato, se poi mi sta di nuovo. Però il pick finisce qui e il punto va ai Biggest Deal Power. Veramente però, devo dire, molto combattuta. Giulio con un altro full combo. Che cosa hai nel cervello? Vero, sta... sta da un'altra parte, non sta neanche più giocando a Osu. Veramente delle performance fenomenali. Intanto abbiamo anche dall'altra parte la S di Jordan. Peccato. Deve regalarci anche lui una full combo. Pick by Bang. Che cosa potranno mai piccare? In un 2-2. Dove perdere un punto può voler dire perdere il game. Mentre vincerlo potrebbe, diciamo, li avvicina di più alla vittoria. Situazione del 2-2. Allora, in caso di vittoria di Bengu, entra Bubble Man. Ai 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 ai. Entra Bubble Man. What's cracking? What's cracking? No, scherzo. Ok, è entrato Bubble Man. E quindi partito l'assistente vocale sul telefono. E dai. Hit in 2. Penso sia la R8. Cos'è? Buon dia, Paracit, con unità.
diálogo y buena voluntad, logramos un necesario e importante acuerdo para aprobar una reforma tributaria para la educación. Ne rientra per il break. Jordan incita a muoversi a quanto pare per ora vengono confermati dei line-up. Anzi no, grazie a Pais Pop Bubble, Monkey Hats e Rabbids per Biggest Moment, Ripengo, Samoyed, Magnari, Rapani. Evidentemente membri di Biggest Pow hanno la partita, almeno Bubble meno una partita dove doveva presentarsi un minuto fa. Aspetta, vedendo chi sta giocando, non so, non sono sicuro che sia R8, però in verità infatti non lo è, sono stato completamente trollato. Lo break per in vantaggio è importante acquello. Ti prego, però una riforma tributaria. Ho premuto. Ah, un hit strimoso, siamo in missa. Cioè, break, quello. Attenzione perché sembra veramente cortissima sta mappa. Trapani e Rafi Smissa. Canali missa anche lui. Ed è la full combo di Giulio contro le tre full combo di Jordan, Bubbleman e Monk. Una rimessa di nuovo. Non si mette per niente bene per i Bang. E si è disincato tutto. Una rimessa di nuovo, mi sa. Samuel da Kinari e Monk missano. Questo è Space. Monk missa di nuovo. Che la rimessa di nuovo, intanto ci sono Giulio e Trapani che mantengono la combo. Però sono contro i 400 di combo di Rafis e sul combo di Jordan e Bubble. Quindi non c'è molto che possano fare effettivamente. Il vantaggio cresce ancora da chi la rimessa. Bubbleman con il 99-75. C'è da aspettarsi da player come lui. Jordan missa, attenzione! Però non c'è tempo! Peccato perché non c'è tempo per rimontare per i Peng. 400.000 punti di stacco, però veramente troppo. Si sono portati avanti quel che bastava. Giulio con un'altra full combo con 99 di H. Però non basta. E ora breakpoint per i Big Steel Fau e pick per loro, appunto. Bubbleman che si complimenta intanto con Giulio per il full combo. Della bromance chat tra Bubbleman e Rafis. Bubbleman ha fatto il suo cameo. Tra l'altro Jordan intanto clicca subito primo 2, facciamolo vedere. Non
non ha cambiato scena, ha cambiato scena, primo 2, Calamity Portal. Questa mappa la conosco, l'ho dovuto giocare e i qualifier del Go. Mappa Ichimo. Beh, non è la mappa più semplice del mondo, quello sicuramente. Ha tanti stream ed è stato free mod. Può essere un po' un problema. La R di base è 9. CS4 se non sbaglio. Trapani esce come ha fatto in... come Trapani ha fatto al Toad, ovviamente esce perché non riesce a giocare questa mappa. Si è persa tutto. Fortunatamente questo match streamato da me verrà ricaricato sul canale di Akinari. Spero. Spero che il commento fino ad ora è stato perlomeno decente. Andiamo allora dalla parte dei Pengu, Samoy e Dakinari, Miki e Giulio, e tra i primi guest in power rientra Grand Senpai, il posto Bubble, Jordan, Montighiazzo e Rapids. Andiamo intanto le combinazioni di mod. Prima mi ha stupito Jordan, che pensavo andasse a carry, invece è andato lì. Vediamo come entra ora. Grazie poi prima con Linden Hardrock. Un pezzo lo riusi, che non è andato troppo bene, si può dire. E attenzione, perché i Pengu, per rimanere una chance di vittoria, devono vincere per forza questa pick, quindi c'è un peso gigantesco sulle loro spalle. Si comincia. Rafis Hidden Hardrock, Grand Senpai Hidden, Jordan e Monk no mod. Samuel con HR, Miki non mi carica, no! E Giulio con Hidden. Panica, per favore Miki. Ok, vediamo. Si risicchia tutto. Attenzione, Giulio missa. Eh sì, Giulio missa. Gran peccato, perché in natura non aveva neanche missato una mappa. Mentre i restanti 7 sono sempre in fuoco. Giulio missa di nuovo. Però anche Monk missa. Miki e Monk. Anche Miki però missa. Beh, sono, diciamo, non sono molto intuitive quelle doppie. Beh, parte stream. Giulio missa. Ai. Il vantaggio continua a crescere per i big guest di Pau. Grazie poi missa, però attenzione, Grazie poi missa, e ci sono le 300 di combo di Miki e i 2 full combo di Samoyed e Akinari. Samoyed che riesce a tenere da full combo con Hardrock, però missa, perché l'ho cursato, perché sono io. Attenzione, ultimo quarto di mappa, si arriva alla parte finale, la parte più intensa anche. Tante doppie, tante possibilità di break. Grazie poi break, infatti. Akinari però anche lui break, non ci sono full combo dalla parte dei Pengu. Grazie poi Samoyed e Rafis missano. Jordan rimane con l'unico full combo in vita. E non in... vabbè, rimane con l'unico full combo. Tanti miss delle parti e purtroppo, dopo la buonissima performance dei Pengu, punto finale va ai Big Steel Fau. Veramente un peccato, perché
I ragazzi dei Pengo hanno giocato davvero bene per essere contro dei tier 1. Hanno giocato. Addio. Sono riusciti a strappare due punti. Una grandissima performance di Giulio. La lobby si svuota. Il match finisce qui.